Canale Albani senza acqua, perdura ancora la siccità nel nostro territorio e naturalmente chi soffre è la fauna che popola il canale. Tante oche, tante anatre che si raggruppano attorno alle poche pozze d'acqua che sono rimaste, ma angeli custodi di questi animali è la Protezione Civile. E Saverio Olivi, che cosa state facendo per venire incontro appunto alle esigenze di questi animali? Diciamo che fortunatamente ieri ha piovuto e quindi le pozze si sono rimpinguate, è andata abbastanza bene, non durerà molto. Noi abbiamo una convenzione col comune di Fano ed è nel Green Power e nella convenzione il nostro compito è quello di portarli da bere e anche da mangiare, quindi tramite la convenzione abbiamo acquistato 16 vasconi da 250 litri l'uno, ne abbiamo posizionati solo 4 per il momento perché anche se non si vede sotto i ponti ancora ci sono delle belle pozze e nonostante che abbiamo messo le tinozze, osservandoli ancora vanno preferiscono l'acqua sotto il ponte anche se sporca rispetto all'acqua che c'è nel tinozzo, comunque vanno anche lì. Ne abbiamo altre 12 che sperando che rimane così come oggi con un po' d'acqua piovana, ma sarà un paio di giorni, e qualora il veterinario o il comune riterranno di posizionare anche le altre noi siamo pronti. Naturalmente tutti i giorni abbiamo dei volontari, una volontaria in particolare che passa tutti i giorni, ci avvisa, ci tiene informati, poi abbiamo un vascone di 1000 litri che da sopra il ponte riusciamo a portarci l'acqua. Assessore Mangherlino, il canale Albani, un'oasi ambientale, un'oasi faunistica di particolare importanza. In questo momento non è nelle migliori condizioni, ma lei cosa prevede per la valorizzazione di questo corso d'acqua? Allora, innanzitutto siamo subito intervenuti per questa situazione di sofferenza e quindi la preoccupazione innanzitutto è preservare quello che già abbiamo, tutelare gli anatidi e sono state fatte già molti interventi in collaborazione con la Protezione Civile, ringraziamo anche lei nell'ASET e poi abbiamo nell'occasione abbiamo anche un po' ripulito il canale, quindi questo ha ridato un po' di decoro a questo canale che in questo momento è quasi in asciutta. Ecco, prenderete dei contatti con il Green Power, che è la proprietaria di questo corso d'acqua, affinché queste situazioni che purtroppo si ripetono ormai da diverse estati non si ripetano più in futuro. Allora, con Enel Green Power e anche con ASET, anche con la Protezione Civile, abbiamo fatto un incontro e questo ci è servito per fare il punto della situazione e per attivare tutto quello che è la macchina che si è mossa in questi giorni di emergenza. Però faremo poi in autunno, no, anche perché c'è il protocollo che scade alla fine dell'anno, no, rivediamo un po' tutti i termini e vedere cosa si può fare in più per migliorare questo posto e per venire anche a capo di questa situazione di esborso di rifiuti nel canale. Per esempio,